Maria Sandra Mariani, 53 anni, di San Casciano vicino a Firenze, è dal 2 febbraio ostaggio degli estremisti islamici di Al-Qaeda nel Maghreb. È stata rapita nel deserto algerino, ma le ultime tracce del sequestro portano in mare. Per ottenere la massima collaborazione delle autorità maliane è volata fin qui, nella capitale Bamako, l'inviato speciale della Farnesina Margherita Boniver. Subito l'incontro con il presidente e la consegna di una lettera da parte del ministro degli esteri Frattini. Il presidente Touré è stato decisivo anche per la liberazione l'anno scorso di un altro ostaggio italiano, Sergio Cicala, rapito insieme alla moglie. Noi siamo sensibili alla preoccupazione dei familiari della turista italiana e vogliamo rassicurarli. Quello che oggi posso dire è che non ci sono cattive notizie. I terroristi e le bande di predoni agiscono su un territorio vastissimo e desolato, dove i confini sono mal sorvegliati. Non possono essere da soli il Mali o la Mauritania o altri paesi, il Niger o la Burkina Faso, paesi tra l'altro poverissimi, a dover impiegare mezzi anche ingenti di intelligence e di polizia e di, anche dal punto di vista delle forze armate, per stroncare questo fenomeno. Hanno bisogno del nostro aiuto e noi glielo daremo.